Salve, ancora una volta il vostro Sandel Chan. Sono uscito anche di pomeriggio e, come promesso, sono venuto al vivaio e vi faccio vedere un po' di piante. Prima però vediamo di nuovo questa statua, che è molto bella. Sembra una delle Minerve, forse sulla base troviamo anche dei fiammiferi. Bene, come vedete qua ci sono degli hibiscus rosa, doppio ops, delle maiserine africane. E qua c'è un Ligustrum ovalifolium, perché c'ha le foglie ovali. Poi qua ci abbiamo un Ibicus mutabilis. Infatti in inverno le foglie da verdi diventano gialle, mutano. Poi qua, che bello, che ci abbiamo un Viburnum tinus, variegata aurea. E chi non lo sa che questa è una variegata aurea? Ecco, io non lo sapevo, l'ho letto per esempio, anzi non sapevo neanche che esisteva come pianta prima di leggerlo. Vabbè, poi qua ci abbiamo, ecco qua, tante specie di piante differenti. Firacanta crenatoserrata. Oh cazzo, come si chiama? Io vi consiglio di mettere i rampicanti per coprire delle pareti brutte. L'onicera ecrotti, bella, oh. Malaleuca armillaris, hai capito? E quindi bisogna sempre scegliere molto bene le piante da mettere nei nostri interni, perché poi vanno a rappresentare negli spazi anche la nostra personalità, il nostro carattere. Non si può mettere qualsiasi cosa. E quindi qua ci abbiamo queste bellissime piante tropicali. Delle palme, guardate un po', mi piacciono le palme, che palme, è molto bello, molto decorare il proprio giardino, la propria casa con delle cose che ispirino. Beh, adesso vediamo magari delle piante nel dettaglio. Poi vi darò dei consigli migliori un'altra volta, perché devo riorganizzare le mie idee di botaniche. È da molti anni che non mi occupo di botanica, da molti molti anni. E qua ci sono un mucchio di palme, papiri, palme, tutte queste cose qua, un mucchio di palme, papiri. Beh, piantine rampicanti. Purtroppo, visto che stiamo già in autunno, anzi che sta per venire l'inverno fra poco, non ci sono fiori, tutte piante secche. Qua ci rincontriamo con Minerva, che non c'ha né cerini né fiammiferi. E niente. Qua ci avete ancora piantine, fiorellini piccoli ci sono, ma a me piacciono i fiori grandi, tutti piccolini, tutti fiorellini piccolini.
perché non è più stagione. E poi le piante grasse. Ah, eccoli i fiori. Ti piacciono i fiori? Eccoli qua. Tanti fiorellini. Belli. Purtroppo sembra quasi il cimitero del verano a vedere tanti fiori. Comunque, mi piacciono i fiori vivi, di piante vive, non morti. Ecco qua i fiorellini. Beh, vi devo lasciare. Questi sono stati dei suggerimenti botanici. Alla prossima, il vostro Sant'Enchan vi saluta. Ciao!